in Italia, invece nelle altre nazioni è giocare. Quindi dovete sempre prendere abbastanza in giro, giocare con voi stessi, perché sennò diventa una cosa troppo seria. Il corpo ne risente. Ci sono due metodi. Il metodo Stanislavski, che obbliga il corpo a subire emotivamente tutte le esperienze di vita. Per cui io devo fare uno che va su una sedia a rotelle, mi compro una sedia a rotelle e comincio a vivere con una sedia a rotelle. Mi leggo i piedi, mi appesantisco le gambe, faccio delle robe atroci, perché devo essere in grado di farlo. Un altro metodo, che è un metodo russo, però americano, è quello di ricreare fisicamente le emozioni. Quindi se io in scena devo essere incavolato con una bestia, devo capire quali sono le strutture fisiologiche che mi permettono di essere arrabbiato. Cos'è che mi rende arrabbiato? La tensione qua, avrò più tensione qua, e posso dire ciao come stai, ma sono veramente teso fisicamente, ti sento cacciato una bestia. Però non sto faticando emotivamente, cioè non so, oddio, devo piangere, devo... quindi ci sono due possibilità, ok? Tanto per fare un attimo, darmi un po' di tutti. Ora, basta così questa cosa qua, e cominciamo con quello che potrebbe essere un riscaldamento vocale, ok? Mi sto dando proprio un'infarinatura leggerissima. Allora, ci sono, voi conoscete cinque vocali, essenzialmente, no? A, B, D, O. In realtà ce ne sono sette, cioè vabbè, la I, la U con l'undout, la U è la normale, la E, O, E, E, A. Ok? Ho aggiunto anche un'altra O che è la russa, facciamo conto che siamo semplicemente sette. Quindi I, U, U, O, E, E, A. Perché in questo ordine? Perché se io faccio A, E, I, O, U, la laringe si apre e si chiude a caso. A è larga, E è strettissima, I è ancora più stretta, O è morbida e U è tutta. Invece, partendo dalla laringe chiusa alla laringe aperta, ok. Allora adesso chiudete gli occhi, perché sennò vedete che è troppo, non è buono. Chiudete gli occhi e prendiamo insieme a me questa cosa, la faccio sentire una volta e poi la faccio tutti insieme, ok? Provate a masticare, provare.
seduti così. Per fare un occhio allo specchio. Sedete per lo specchio, guardate, e fate la stessa cosa, però partendo da un pochettino più su a sedervi. Da un pochettino più su a sedervi. Quindi dovete trovare una posizione che vi permette di fare questo. Ok? Appoggiate al muro, testa quasi che struscia, perché il collo deve essere dritto, e si fa così, dai, fa tu, tu, e non arriva. È una cosa che farete anche in campo dopo, ok? Quindi questa cosa qua, di riuscire a stare dritti, aiuta. Però proviamo una cosa, voglio vedere se sentite qualche differenza, ok? Provate. Continuate pure.